Anche per quest'anno è calato il sipario sulla festa patronale dedicata alla Madonna dei Martiri. 4 giorni all'insegna della fede, del folklore e della tradizione, che hanno riversato per le strade della città migliaia di persone provenienti anche dai paesi limitrofi. Il clou dei festeggiamenti nella giornata dell'8 settembre, il giorno dedicato alla Madonna dei Martiri. Per iniziare, il tradizionale mercatino, allestito nell'area della Basilica e lungo Viale dei Crociati. Mercanzia di ogni tipo, prodotti gastronomici, anche animali di piccole dimensioni, offerti alle centinaia di migliaia di visitatori che hanno affollato l'area sin dalle prime ore della mattina. In molti hanno affollato la Basilica della Madonna dei Martiri per le messe che a distanza di un'ora l'una dall'altra hanno costellato l'intera giornata. La festa della Madonna dei Martiri, la festa dei Molfettesi, un appuntamento che anno dopo anno segna la vita cittadina. Una sorta di traguardo da raggiungere e di linea di partenza per nuove avventure. Insomma, una festa per tutti e di tutti, la festa del popolo, come l'ha ribattezzata qualcuno. Nella mattinata dell'8 settembre, sotto il sole cocente di quest'anno, in molti hanno salutato la Madonna, semmai con un solo sguardo, stando all'esterno della Basilica. E poi i momenti di fede quando è partita la vera e propria sagra. Alle 3 in punto dell'8 settembre in migliaia si sono radunati sul sagrato della Basilica. I pescatori in abiti tradizionali e con i remi a far da cornice all'uscita della Madonna hanno più volte bussato sul portale d'ingresso della Basilica. Hanno chiesto con forza che la statua della Santa Patrona venisse loro consegnata dai frati del convento. E così, con il fragore della diana pirotecnica, ecco le porte della Basilica aperte ed i pescatori a conquistare la loro Madonna. Sotto la musica festosa della banda, una lunga processione ha percorso il chilometro che divide la Basilica dal Molo Pennello, il tradizionale luogo di imbarco della Sacra Icona. I frati, a far da cornice alla Madonna, agghindata dell'oro e della corona lucente, hanno accompagnato la patrona, tra ali di folla festante. E poi, lì, sul Molo Pennello, le operazioni di imbarco. Il sole ha illuminato il volto della Santa Vergine, nel momento in cui le persone che l'hanno portata in processione hanno proceduto ad imbarcare il simulacro. Sul motopesca Sirio, quest'anno sorteggiato come barca portatrice della Madonna, la Madonna ha solcato il mare del porto cittadino. 4 ore attorniata da piccoli natanti, dalle sirene dei pescherecci, dalla gente che dalle banchine del porto indicava la sacra effigie. Una festa quest'anno in tono ridotto, erano pochi i pescherecci che hanno avuto la possibilità e la fortuna di scortare la Madonna. Sarà stato per il caro gasolio o forse per la necessità di restare in mare per qualche ora di pesca in più, ma i pescherecci che hanno scortato la Santa Patrona quest'anno erano davvero pochi. La devozione nei confronti della Madonna dei Martiri, del resto, affonda le sue radici in tempi davvero molto lontani, resi più vicini grazie alle celebrazioni ancora esistenti, seppur diverse da quelle originarie. La fede verso la Vergine dei Martiri sorse intorno ad un'icona bizantina, una pittura sul legno di cedro raffigurante il busto della Madonna con in braccia il Divino Infante. Un dipinto che secondo alcuni sarebbe giunto a Molfetta dalla Terra Santa, portato al Santuario dei Crociati. E come era giunto quel dipinto attraverso il mare, così giunge alle 8 in punto l'icona della Madonna di nuovo sulla banchina. Ad accoglierlo le autorità politiche, il sindaco, gli assessori, i consiglieri comunali e il vescovo della diocesi, Monsignor Martella, assieme alle delegazioni dei molfettesi nel mondo, oltre naturalmente a tutta la comunità cittadina, che con un grande applauso ha accolto lo sbarco dell'effigie per poi accompagnarla nel viaggio verso la rinnovata cattedrale di Molfetta. Lì, in chiesa, la Madonna rimarrà fino a domenica 14 settembre, quando in processione farà ritorno nella sua casa.